Sicuramente nel piano di recovery nazionale, nel piano di ripresa e resilienza, dedicheremo, l'ho già detto, grande attenzione, quindi una parte cospicua degli investimenti sarà dedicato agli asili nido, scuola, università, ricerca. Quella è una filiera, delle volte si parla di filiera, no? Dell'automotive, parliamo di filiere produttive, parliamo della filiera del turismo, dell'agroindustriale. Beh, c'è la filiera della formazione, dell'istruzione, che è fondamentale, altrettanto fondamentale per farci ritornare a crescere, per attirare i giovani e non mandarli all'estero, per farci ritornare competitivi. Quindi ne va non solo della qualità di vita dei nostri cittadini, delle nuove generazioni, ma ne va anche della competitività del sistema paese. E se sono qui ci sta a cuore il fatto di visitare un territorio, un presidio scolastico che è fondamentale, un territorio scolastico in cui il presidio, un territorio in cui il presidio scolastico è fondamentale per consentire ai ragazzi di contrastare il disagio sociale, c'è anche il disagio economico. Quindi qui, come in tanti altri posti, il ritorno della didattica in presenza, quindi il ritorno a scuola di questi bambini, è una vittoria per l'intero paese. È una vittoria per l'intero paese perché ovviamente in un contesto così difficile dobbiamo anche considerare che molti non riuscivano nella didattica a distanza a seguirla in modo efficace. Quindi la presenza è veramente importante. Ho parlato a questi bambini, a queste bambine, a questi ragazzi, a queste ragazze e ho detto loro il messaggio che innanzitutto volevo far sentire la presenza dello Stato. Dobbiamo contrastare, assicurare sempre la legalità, contrastare la criminalità e nello stesso tempo la scuola ha anche lo strumento per eccellenza per consentire a loro di, con l'impegno, con il sacrificio, di coltivare e realizzare i loro sogni. Ovviamente siamo venuti qui anche perché ci sono delle criticità che non ci nascondiamo, continueremo a seguire e cercare di risolverle nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. È un anno scolastico particolare, difficile, è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme. Sono stati anche investimenti ancora, lavori ancora negli ultimi giorni, stanno arrivando, sono già arrivati molti banchi e arredi scolastici nuovi, ne stanno arrivando, in consegna sono arrivati ieri ancora, è diciamo, un lavoro che man mano insomma, si sta completando e stiamo superando le criticità. L'importante è che oggi vado via abbastanza confortato perché l'anno scolastico anche qui è ripreso e pur con qualche criticità tutto sta funzionando.